Credo che il risultato sia stato abbastanza chiaro e abbia ribadito la scelta dei cittadini lombardi a favore della mia persona, ma soprattutto a favore della proposta del centrodestra. Voglio sottolineare come si è trattato sicuramente di una vittoria di squadra, una vittoria che è stata portata avanti in maniera coesa, con grande determinazione, una vittoria che è andata a toccare tutti i territori, è andata a toccare tutta il grande dialogo che si è avuto con tutti i componenti di questa grande regione. Una vittoria che sinceramente ha sottolineato la concretezza dell'attività che noi abbiamo portato avanti in questi anni. Sono molto soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di essere in grado di affrontare anche momenti estremamente difficili e complicati, e come la risposta che sempre è stata data è stata una risposta che ha fondato le sue ragioni nel cercare di aiutare, di essere vicini alla gente e di dare delle risposte che, ribadisco, sono state concrete. Sicuramente l'aspetto che deve indurre a qualche valutazione è stato l'astensionismo che dovrà essere valutato con attenzione. Fino ad oggi purtroppo si è sempre parlato di questo problema, ma si è fatto molto poco. Io credo che da questa legislatura si debba, almeno da parte mia, ci dovrà essere una particolare attenzione per cercare di capire perché questo si verifichi, per cercare di coinvolgere ancora di più i cittadini nelle scelte che dovranno essere fatte e che dovranno coinvolgere di più la presenza e la partecipazione dei cittadini. È chiaro, affrontiamo, da adesso si inizia già a guardare al futuro, è un futuro in cui ci sono sicuramente tante nubi, noi dobbiamo cercare di affrontarlo con la stessa determinazione che abbiamo usato in 25 anni, con una determinazione ancora maggiore. Credo che l'impegno che abbiamo dimostrato in questi anni non verrà meno, anzi verrà aumentato. Sono convinto che riusciremo a mantenere la regione a quei livelli che le compete e che sicuramente riuscirà a dimostrare anche il suo.